Trasmettere gioia e sicurezza ai più piccoli in questo periodo di crisi in cui molti adulti sono preda di preoccupazione e disillusione. Regalare loro la dovuta spensieratezza e preservare le tradizioni e le magie di una festa. Ha il cuore bambino, l'Epifania, che si è svolta a Scario, dove la Befana, che da tradizione si cala nei camini, ha stupito fanciulli e famiglie e, invece di entrare nelle case, ha deciso di uscire dal supermercato, dove ha immaginariamente fatto la spesa per poi distribuire giocattoli e calze di cioccolata, regalando sorrisi e felicità. È stato questo l'inusuale scenario, simpatico e dal sapore dolce, dell'iniziativa del tutto inedita di un commerciante del luogo, che per offrire quella dovuta serenità ai bambini ha creato per loro qualcosa di speciale. Una vera e propria festa per stare tutti insieme in un bellissimo pomeriggio trascorso all'insegna del gioco e dell'allegria. L'ha pensata così Raffaele Palumbo, gestore del noto grande magazzino di Scario, che ieri ha prestato il suo spazioso ingresso per animare e vivificare l'ultimo giorno del periodo natalizio. E così prima i personaggi Disney e poi Babbo Natale hanno reso fantastica e affascinante la manifestazione cristiana e soprannaturale, appuntamento irrinunciabile nella vita di ogni bambino e fonte di rivelazione. La Befana dunque, con le sue calze rattoppate, il gonnellone enorme, il naso adunco e la scopa supersonica, malgrado tutto, ancora scorta ai sogni dell'infanzia e, perché no, culla anche quelli dei grandi, avvezzi a non credere più alle favole, ma afferrati dalla nostalgia di lasciarsi ancora rapire da miti e da leggende.